Amen, pace di Cristo, mamme, che Dio vi benedica in questo momento, in questa giornata che il Signore ci ha potuto donare. Siete in collegamento con l'Angolo della Mamma, con podcast Antioca di Torino e di Milano. Parla la sorella Deborah con voi, il Signore sia lodato. Prima di iniziare questa puntata, volevo fare una preghiera con voi affinché il Signore possa guidare ogni parola che venga detta e pronunciata dalla mia bocca. Amen. Signore, ti ringraziamo, Signore. Io ti ringrazio dal profondo del cuore, Signore Gesù, come ci dà questa opportunità, Signore, di parlare del tuo nome, Signore, di parlare, Signore, di chi tu sei, Signore, di parlare, Signore, veramente, Signore, di chi in cui noi abbiamo creduto, Gesù, alleluia. Di colui, Signore, che è morto per noi, Signore, per la nostra vita, Signore Gesù, alleluia. Io ti chiedo di guidare, Signore, in questo momento, Signore, le mie labbra, Signore, che questo insegnamento possa veramente, Signore, arrivare ai cuori di ogni mamma che sta ascoltando, Signore, riceverlo nel tuo nome, Signore Gesù, alleluia. È veramente che tu possa aprire i nostri occhi, Signore, affinché non vengano, Signore, bendati, Signore, dalle cose di questo mondo, Signore, affinché non vengano chiusi, Signore Gesù, ma che invece, Signore, possiamo aprirli, Signore Gesù, e mirare, Signore, veramente la realtà, la tua bellezza, Signore Gesù, le tue meraviglie, Signore, e tutto quello che hai fatto e che farai per noi, Signore Gesù, per la nostra vita, Signore, per le nostre case, per le nostre famiglie, per i nostri figli, Signore. Metto tutto nelle tue mani. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen, mamme, per chi si è collegato adesso, siete in collegamento con l'angolo della mamma. Sento un peso speciale, sento un peso veramente di condividere con voi, il significato di una festa a breve che nel mondo si celebra. Come già avete potuto vedere, ascoltare, già è stato trattato nel podcast dei bambini per quanto riguarda il vero significato di Halloween, uno studio veramente a loro in modo semplice, a loro in modo veramente da farli capire proprio a seconda della loro età, da farlo capire nella semplicità, nell'amore del Signore, e noi invece oggi condividerlo come genitori, una grande responsabilità che il Signore ci ha donato veramente per insegnare loro tutto questo affinché possano, prima di tutto, prima che lo capiscono loro, i nostri figli, di capirlo prima noi personalmente. E di aprire i nostri occhi perché? Perché tante cose a volte sono occulte, no? Ai nostri occhi, tante cose ci sono nascoste, tante cose si possono fare perché si sono sempre fatte, oppure tanto per fare, oppure per divertimento. Ma attenzione, mamme, attenzione, nel nome di Gesù, oggi voglio condividere con voi veramente il significato di questa festa, non solo qua nella cultura italiana, non so nelle altre culture, ma l'italiano in sé per sé, soprattutto i meridionali, no? Siamo molto che piacciono i festeggiamenti, si dice festaioli, no? E a volte avendo questo spirito di festa, nel senso di divertimento, in quanto veramente
a volte non ci si rende conto che si può partecipare, si può cadere in qualcosa veramente che ha un significato profondo, un significato che viene ovviamente un significato, un qualcosa di profondo e che mai a volte potremo mai immaginare. Queste feste a volte attirano tanti bambini, attirano veramente nelle scuole, attirano anche i grandi, perché prima magari forse si poteva dire che era no, solo per i bambini, invece al giorno d'oggi anche i grandi, i nonni, i negozi che adibiscono, fanno tutto questo, organizzano feste, incontri per questa festa chiamata Halloween. Adesso insieme con questo studio vogliamo approfondire questo, cos'è il significato di tutto questo, anche perché i bambini che vanno a scuola sicuramente devono fare qualche festa o qualcosa inerente a questo, quindi anche voi mamme essere pronte e preparate nel rispondere e nello spiegare anche alle maestre perché mio figlio non voglio come genitore, come marito, moglie insieme, non voglio che mio figlio partecipi a tutto questo perché c'è questo significato perché c'è questa profondità in tutto questo. Quindi nel nome Santo di Gesù Cristo iniziamo insieme questo studio nel nome di Gesù. Amen. Circa 300 anni prima della nascita di Cristo, i Celti vivevano nelle isole britanniche, Scandinavia ed Europa occidentale. Erano una società come una qualsiasi di oggi, ma i loro usi e costumi venivano controllati da una società di sacerdoti pagani chiamati druidi. Loro adoravano e servivano a Samhain, il dio della morte. Ogni anno, il 31 ottobre, i druidi celebravano la vigilia del Capodanno celtico in onore del loro dio Samhain, il dio della morte. I druidi credevano che in quella notte gli spiriti dei morti tornassero alle loro case a visitare i vivi. E se i vivi non provvedevano cibo a questi spiriti maligni, ogni sorta di cose terribile poteva succedere. Se gli spiriti maligni non ricevevano una festa, poi avrebbero fatto i cattivi trucchi ai vivi. Già questo possiamo vedere, come dicevamo prima, come abbiamo letto. I Celti, un insieme di popoli che vivevano in varie parti, no? Dell'Europa occidentale, Scandinavia, e questo popolo veniva controllato dagli usi e costumi di alcuni sacerdoti pagani chiamati druidi. Quindi, quando ci riferiamo ai druidi, sono dei sacerdoti pagani che servivano e adoravano questo dio della morte. Ogni 31 ottobre per loro indicava l'inizio di un nuovo anno celtico, quindi loro credevano che in quella notte gli spiriti dei morti tornassero alle loro case a visitare ovviamente i vivi. E se i vivi non facevano una festa, non li accoglievano come loro volevano e gli avrebbero fatto trovare tutto quello che sarebbe stato idoneo per una festa, loro avrebbero ricambiato tutto questo con dei trucchetti, con dei scherzi cattivi che dopo andiamo a vedere di cosa si tratta. Di certo non una leggerezza, ma qualcosa di profondo. Beh, i sacerdoti druidi andavano di casa in casa quella notte, si incamminavano, andavano in casa chiedendo cibo. In alcuni casi chiedevano anche i bambini e le vergini da sacrificare al loro dio Samhain, dio della morte. Se gli veniva dato, facevano un patto e se ne andavano in pace. Se la gente del villaggio non dava il cibo ai druidi o quello che esigevano bambini o vergini, mandavano una maledizione su tutta la casa e le dicevano che qualcuno della famiglia sarebbe morto nell'arco di quell'anno. Questo era il trucchetto, lo scherzetto che loro inviavano a chi non provvedeva a quello che loro volevano. Loro andavano in cerca di cibo, andavano in cerca di bambini, di vergini per sacrificare il loro Dio, per ucciderle. E se uno non avrebbe provveduto a tutto questo, se quella casa non disponeva di queste cose per offrire loro, loro inviavano questa maledizione su questa casa. E questo è il famoso trick or treat del scherzetto
dolcetto scherzetto. Al giorno d'oggi vediamo tutti questi bambini che magari bussano alle case, citofonano e dicono dolcetto scherzetto, non è una cosa carina, ha un significato, comunque ha un significato proveniente, no? Da tutto quello che succedeva con questi druidi, con questi sacerdoti. Quindi già questo possiamo vedere che loro addirittura chiedevano bambini, chiedevano vergini per sacrificarle a questo dio della morte. Continuiamo. I druidi portavano con sé una grande rapa svuotata con un volto scolpito sul frontale per rappresentare lo spirito demoniaco dal quale ricevevano il potere e la conoscenza. Lo stesso era anche responsabile per l'esecuzione di tutte le maledizioni e illuminava anche la strada. Questo spirito è chiamato spirito familiare. La rapa, illuminata da una candela dentro, era una lanterna per i druidi per la notte. Essi la chiamarono Jock, lo spirito della torcia. In seguito, poi, i coloni hanno scoperto che le rape non erano così grandi, così che hanno sostituito la rapa con le zucche. Quindi, mamme, io non so se mi state rendendo conto già del significato, ovviamente, di questa festa. Questi druidi portavano anche con sé, quando andavano casa in casa, andavano a bussare e chiedevano, come abbiamo detto prima, cibo, bambini, vergini da sacrificare, portavano con sé questa grande rapa svuotata con questo volto scolpito all'interno, questa candela per illuminare il loro cammino e che loro dicevano che all'interno di essa, con questo volto scolpito sul frontale, dimorava questo spirito familiare che era l'esecutore che inviava la maledizione sulla casa a chi non avrebbe provveduto tutto quello che loro chiedevano. Quindi, dopo all'inizio era la rapa, poi dopo hanno cambiato con la zucca, perché si sono resi conto che la rapa non era abbastanza grande, hanno cambiato con la zucca e da lì poi è nato il termine jack-o'-lantern della zucca che faceva da lanterna e che dimorava questo spirito familiare, questo spirito demoniaco. Scusate, mamme. La festa di Halloween è oggi festeggiata e celebrata ufficialmente da satanisti, occultisti, adoratori del demonio, come il nuovo anno di vigilia di stregoneria. Lo stesso Anton LaVey, penso che si dica così, non so, autore della Bibbia satanica, è un sommo sacerdote della Chiesa di Satana. Dice che ci sono 3 giorni molto importanti per tutti i satanisti e il giorno più importante di tutti è Halloween. La Chiesa satanica ritiene sua questa festa. Quindi tutto quello che si fa dietro a questa festa, tutto quello che si fa dietro a tutto quello che può sembrare un divertimento, fa parte del male. È satanico. Amen. Loro, durante quella notte, hanno dei riti, hanno un qualcosa che fanno, che si riuniscono. Loro come chiesa di Satana, io sto parlando e sento la presenza del Signore, veramente io non riesco a comprendere e a capire come tanti genitori possono permettere ai propri bambini di partecipare a una festa così tenebrosa, così malefica. In quella notte loro si riuniscono e fanno digiuni, riti tradizionali, benedicono, hanno una benedizione per il loro gruppo musicale, artisti satanici, ordinano i ministri, i musicisti del rock, promotori, avvengono anche dei battesimi, hanno dei riti battesimali, maledicono qualsiasi contatto che hanno avuto con un cristiano. Dopo si battezzano o con l'acqua di fogna o col sangue di bambini e adulti uccisi. Signore Santo, gloria sia il nome del Signore. E come si può arrivare a tutto questo? Mamma, è la realtà, è quello che succede. Noi sappiamo che esiste un mondo del bene, il Signore, Dio nostro Creatore, ma esiste anche il male, esiste Satana, il nemico delle nostre anime. Quindi noi dobbiamo essere pronte e vigilanti in tutto questo. Non possiamo permettere che i nostri bambini, anche per divertimento, possano partecipare a tutto questo, sapendo che tutto quello che è dietro a questa festa
a questa festa, scusate, è del diavolo, è del nemico. Ma cosa dice la Bibbia inerente a questo, mamme? Andiamola a vedere insieme. Gloria sia il nome del Signore. Noi tante volte non ci si rende conto che anche nel mondo si invoca il Signore solo quando c'è un terremoto, una disgrazia. È lì che diciamo: Signore, perché, mio Dio, perché sta succedendo? Perché è così? Poi quando la nostra vita ci va alla super, va alla grande, neanche ce ne accorgiamo, neanche ci si ricorda, no? Che esiste un grande Dio nel mondo. Va tutto bene, si lavora, si guadagna, non mi succede niente, neanche mi ricordo che sono stata creata da un Dio altissimo. Gloria sia il nome del Signore. E poi quando succede un qualcosa di brutto, tutti pronti lì a chiedere: Signore, Signore, perché non armarci prima? Perché non studiare, approfondire prima tutto quello che ci sono dietro queste feste pagane, demoniache? Beh, la Bibbia dice questo. Il verso di riferimento è in Deuteronomio, capitolo 18, versetto dal 10 al 12. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi invoca i morti, chi evoca i morti, scusate, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. In queste feste, come possiamo vedere, anche negozi che addobbano, no? Di queste streghe, di questi maghi, fantasmi, vampiri, tutto quello che la Bibbia ne parla. Noi possiamo vedere nel libro di Esodo, Levitico, Deuteronomio, parla proprio di tutto questo. A proposito dei fantasmi, per esempio, vi faccio un esempio. Nel libro di Levitico, capitolo 19, versetto 31, dice: Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi a causa loro. Io sono il Signore vostro Dio. Amen. Ancora vediamo in Levitico 7. Versetto 26 e 27, gloria sia il nome del Signore. Levitico 7, versetto 26 e 27. Non mangerete neppure del sangue né di uccelli né di quadrupedi dovunque abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie sarà eliminato dalla sua gente. Questo è riferito ai vampiri, quando si parla di vampiri, che loro si nutrono di sangue di alcune creature, no? La parola è chiara: chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie sarà eliminato dalla sua gente. Gloria sia il nome del Signore. E ancora vi posso dire che in Esodo, per quanto riguarda le streghe, io vi voglio dare degli spunti, solo in modo che poi ognuna di voi possa approfondire tutto questo. Esodo 22, versetto 18 dice: Non lascerai vivere la strega. Alleluia. Quindi che chiarezza che abbiamo nella parola del Signore. E tanti bambini a volte li vedete vestiti proprio da strega, da fantasmi, da vampiri. Alleluia! E ancora per i maghi possiamo leggere in Deuteronomio capitolo 18, quello che abbiamo letto prima, 18 lo rileggiamo insieme, dal 10 al 12. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Amen, mamme. Io con questo breve studio, veramente con questa breve meditazione, sentivo proprio di condividere con voi brevemente tutto questo. Perché? Perché dobbiamo essere pronti in allerta a tutto quello che succede attorno a noi, a tutto quello che può essere dato per scontato, a tutto quello che può essere di divertimento e a tutto quello che
Tanti vedono, oppure tanti magari spendono soldi, organizzano feste, tutto questo. Veramente, qual è la nostra gioia? Qual è la nostra gioia, mamme, veramente, come figli di Dio? Quando c'è una nascita, il Signore dona un bambino, quando veramente vediamo i nostri bambini cambiare nelle sue vie, imparare della sua parola, veramente che possono arrivare al battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo, veramente per come possono vivere la gioventù, la giovinezza nel Signore, per come anche possono arrivare a un matrimonio sani, puri, veramente unirsi con altri fratelli o sorelle, diciamo, della Chiesa, per condividere la parola, arrivare, come dicevo prima, a un matrimonio puro, vergine, con la purezza del Signore, sposarsi con una donna, una serva di Dio, un uomo di Dio, quindi è quella la nostra gioia, è quello che noi dobbiamo prediligere nelle nostre vite, è pregare per i nostri figli ogni giorno, non permettere che passi solo un giorno senza pregare per tuo figlio o per tua figlia. Gloria sia il nome del Signore. Io con questo studio veramente, magari tante, non, io dico la verità, sono sempre cresciuta sapendo di non, non che era un qualcosa, diciamo, di brutto, del male, però proprio la profondità, proprio dello studio, non la conoscevo. Scusate, mi sono un po' raffreddata e veramente adesso aprendo gli occhi, che il Signore, gli occhi dello Spirito. Tante cose erano occulte, oscure, no? Al mio vedere. Sì, perché si sa, è una cosa brutta, lasciamo stare, meglio non partecipare, no? Però quando i bambini iniziano a chiedere perché mamma, perché papà, cosa c'è tutto questo, dietro tutto questo, noi come mamme, sagge nel Signore, pronte ad insegnare loro il perché. Ciò che piace a Gesù, ciò che a Gesù non piace, quello che dice la sua parola. Amen. Quindi che Dio vi possa benedire dal profondo del cuore, mamme, e prego che questo piccolo studio e insegnamento possa essere stato per voi un fondamento da tenere saldi nelle vostre vite, scritto sul vostro cuore e che possiate insegnarlo ai vostri bambini, insieme a voi come mamme, insieme a voi come genitori, noi al tempo stesso come maestre della scuola domenicale, stare lì insieme con i principi della parola del Signore. Che Dio vi possa benedire in questa giornata. È una puntata speciale di Angolo delle Mamme con questo studio di Halloween. Sentivo proprio questo peso, l'urgenza di parlarne, anche perché mancano pochi giorni e quindi siamo in allerta, mamme. Che Dio vi possa benedire dal profondo del cuore. Un saluto dalla sorella Deborah, dal podcast Antioca di Torino e di Milano, dall'angolo delle mamme. Che Dio vi benedica.